Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Antair e oggi vi mostrerò come tenere la cassa segreta nel labirinto prima di arrivare a Golgoroth. Se il video vi sarà d'aiuto e l'avrete trovato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale così da potermi supportare. Per ottenere la cassa segreta nel labirinto dovrete trovare tutte e 5 le piastre e non 4 come su Destiny 1. Una volta trovate dovrete salire uno alla volta nella propria piastra in ordine e dovrete rimanerci sopra. Per capire se avrete fatto giusto la piastra diventerà verde, mentre se avrete sbagliato la piastra diventerà rossa e in quel caso dovrete scendere tutti dalla propria piastra e ricominciare la sequenza. Una volta che la sequenza sarà stata fatta giusta le piastre si spegneranno e dovrete recarvi al centro per recuperare il loot. E questa era la meccanica per ottenere la cassa segreta. Io qui nel video vi ho messo la mappa intera del labirinto, mentre per chi volesse proprio vedere come muoversi nel labirinto vi basterà andare avanti con i video in cui vi faccio vedere il percorso con tanto di mappa interattiva e di minutaggio per la singola piastra in ordine giusto. Detto questo ragazzi, spero di esservi stato di aiuto, io vi auguro un buon ride e nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!